Benvenuti nella seconda intervista doppia fan-made di Brawl Stars. Possiamo salutare gli intervista... Oh cavolo, iniziamo benissimo. Lasciamo la parola allo sponsor di oggi. Vi siete mai chiesti come si possono scaricare giochi ancora non disponibili in Italia e allo stesso tempo essere sempre protetti online? Surfshark VPN è la risposta a tutti questi problemi. È un'app e un'estensione del browser che ti consente di posizionare il tuo PC o il tuo telefono in qualsiasi parte del mondo e quindi ti consente di accedere ad internet come se fosse in un altro paese. Questo ti permette di scaricare giochi che sono presenti solo in paesi esteri e anche vedere film e serie TV che non sono disponibili in Italia. E oltre a questo rimani sempre protetto quando navighi online. Surfshark è l'unica VPN a offrire un account da utilizzare su un numero illimitato di dispositivi. Usa il mio codice Kazu, come quello di Brawl Stars, per ottenere l'83% di sconto e ben 3 mesi extra gratuiti. E se non ti piace puoi annullare ed essere rimborsato dopo 30 giorni. Dai un'occhiata a Surfshark, primo link in descrizione. Primissima domanda, come ti chiami? Leon, il magnifico Leon. Corvo, piacere. Quanti anni hai? Ho 12 anni. Non ne ho idea, non so gli anni da corvo a quanti anni umani corrispondono. Qual è il codice creatore che usi nel negozio di Brawl Stars? Codice Kazu, ovviamente. Codice Kazu. Quanto tempo fa sei stato aggiunto su Brawl Stars? Sono stato aggiunto nell'ultimo aggiornamento prima del lancio globale e sono davvero vecchio. Ma non sarei mai vecchio quanto me. Io sono un brawler che c'è da sempre su Brawl Stars. Domanda abbastanza piccante. Chi è il più raro? Io sono un leggendario, anche lui lo è, ma sono più forte io. Ritira subito quello che hai detto. Se facciamo 1v1 ti faccio subito cambiare idea. Sì, sì, credici. Sto scherzando, la domanda di prima non era piccante. Questa è quella piccante. Chi è il più forte tra voi due? Il tizio qua a fianco a me è convinto di essere lui il più forte, ma non sa che lo potrei fare molto male. La convinzione è una brutta bestia. Sono io ovviamente il più forte. Colore preferito? Verde. Nero. È ovvio perché quello di Neon è il verde. Verde speranza, perché di speranza di battermi non ne ha. E tu nero perché la possibilità che battermi è nera. Il blu. Stai zitto, stupido youtuber. Ok, avete un hobby? Sì, travestirmi da camaleonte. Fare statuine di legno con i miei artigli. Chi ha ricevuto più nerf? Io, ma perché ero troppo forte, non che ora non lo sia. Io non ne ho avuti tanti, anzi ho avuto più buff che altro. Vedi, se hai un buff era perché eri scarso. L'importante è che sono forte ora. Qual è il tuo brawler preferito? Andra. Sicuramente Ems. È una ragazza così piena di vita. Ti rendi conto di quello che hai appena detto? Quanto sei alto? 1,54 m, sicuramente più alto di Corvo. 1,50 m. Sono più forte e anche più alto. Finiscila! E beh, qui era meglio dire quanto sei basso perché siete tutti e due dei nanetti. Bevanda preferita? Quella al gusto lecca lecca. Quelle strane, tanto io non ho bisogno di bere chissà quali liquidi in particolare. Hai migliori amici? Bibi. Bull. Domanda hot. Ti piace qualche brawler? Sì, ma mi vergogno tanto di dirlo. No, non mi piace nessuno. Su Leon, dici chi è che ti piace. Non ti dirò mai che mi piace Bibi. Chi è il brawler che ti sta più antipatico? Corvo. Leon. Ti voglio bene, amico. Anche io, dai. Vai a scuola? Meno male che no. Se andassi a scuola avrei tutti 8. Sì, sì. Tu davvero per fortuna non ci vai, se no avresti avuto tutti 4. Il tuo community manager preferito? Frank. Dani. E qual è la tua modalità preferita? Sopravvivenza solo. Sopravvivenza in duo.
Non con me in squadra, mi raccomando. Ma mai mi sarebbe saltato in mente di stare in squadra con te. Usi social network? Sì, molto. Ems mi ha insegnato tante cose, ad esempio a lasciare mi piace sotto i video di Kazusan per altre interviste. Non sono un corvo tanto social. Qualcosa a cui non puoi rinunciare. Alla vittoria. Alla vittoria. Quanto pesi? Chissà, ma penso poco. Come ti sembro? Datti una risposta da solo. E poi ti pare che i corvi si pesano? Anche questa domanda sarà molto scottante. Hai dei segreti? Tanti ed inquietanti. Pochi e inutili come Leon. Chi è il tuo youtuber preferito? Kazuo-san. Kazuo-san, anche se un po' stupido. Cibo preferito? Corvi arrosto, buonissimi. Camaleonti al forno, una specialità. Hai mai fatto qualcosa di cui ti penti? No, non mi pento assolutamente di nulla. Purtroppo sì, però ormai è andata. E Leon, non pentirti di nulla, non farà di te una persona forte. Secondo te, qual è il punto debole della persona che hai accanto? Le emozioni. I corvi sono persone, cioè, non persone, sono uccelli molto sensibili, quindi quando li insulti finiscono per piangere e stare male. Ma come ti permetti a dirmi queste cose? Io sono un duro. Sì, sì, sei duro come la pasta frolla. Il tuo punto debole invece sono i punti salute, ne hai davvero pochi. È per compensare la mia immensa forza e poi anche tu hai pochi punti salute. Ma io non ne ho bisogno di punti salute aggiuntivi, già sono il brawler più forte di Brawl Stars, quindi sarebbe inutile. Tu il brawler più forte di Brawl Stars? Ma fammi il piacere, sono io il più forte. Sei mai stato fidanzato? A voglia, ho avuto 34 fidanzate. Sì, sì, secondo me non ne ho avuta nemmeno una. Io invece ne ho avute 4. Ma non mi prendere in giro, non insultare la mia vita sentimentale. Non sto insultando la tua vita sentimentale, ti sto solo dicendo che secondo me sei un bugiardo. Non hai prove che stai mentendo. Sì che le ho, ora sei fidanzato? No, ora no. E quanti anni hai? Hai memoria corta? Ne ho 13. E quanto sono durati questi fidanzamenti? Il più lungo 3 giorni. Come salutate i vostri fan? Ciao ragazzi, selezionatemi mi raccomando, altrimenti da invisibile vi vengo ad uccidere su Brawl. Andate in diretta, io sono più figo da utilizzare. Lui è un codardo ad essere invisibile, io avveleno e basta. Cheat colui che avvelena. Vuoi una sfida? Ci sto, vediamo chi è il più forte. E voi mi raccomando, iscrivetevi al canale cliccando la campanellina. Oh cavolo, è arrivato il momento della sfida uno contro uno tra Leon e Corvo. Ovviamente io sto usando Leon, anche se avrei preferito Corvo. Attenzione, prova il tiro Leon e riesce a segnare. Cioè addirittura è stato sfidato da Corvo, ma Leon gli fa vedere chi è che domina la partita. Attenzione che riesce ad avanzare, non ci voglio credere. Corvo ha provato il jump, mi sa che ora prova il tiro e riesce a segnare 1-1. La sfida è ancora aperta, ma Leon prova ad usare la super che lo dovrebbe un pochettino velocizzare, ma l'ha sprecata abbastanza. Prova anche il tiro e niente. La situazione è davvero tragica perché Corvo ormai è sotto la porta, vuol far vedere chi è che comanda. Leon attiva il clone si avvicina, prova il tiro Corvetto. Leon prova ad avanzare a questo punto. No, la situazione è tragica per Leon, è seriamente difficilissimo. E niente, ormai Corvo prova il tiro e riesce a portarsi a casa la sfida. E secondo voi è più forte Corvo o Leon? Commentate qui sotto. E mi raccomando, inserite tutti quanti il codice Kazu in fondo al negozio. KAZU, ciao!